Benvenuti a tutti. Oggi è domenica, 11 settembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Stonati sotto la luna piena. Luna piena, astro prediletto dagli amanti, dai poeti, dai veggenti e dai pazzi. Se non vi riconoscete in una di queste quattro categorie, perciò oggi probabilmente non sarete di buon umore. Il plenilunio sfianca le persone ipersensibili, destabilizzando la loro sfera emotiva, doppiamente oggi che la Luna risente della quadratura di Marte e dell'alone caotico di Nettuno che l'accompagna. Non dimenticate però che al plenilunio in opposizione si contrappone il Sole nel vostro segno con tutte le armi che ha a disposizione: volontà, costanza, logica, acuite ben canalizzate grazie ai bei trigoni di Plutone e Urano in segno di terra come il vostro. Qualche spesuccia voluttuaria ci sta, tanto per consolarsi insieme all'acquisto di prime necessità, specie se siete appena rientrati da un viaggio impegnativo che vi ha tenuti fuori piazza piuttosto a lungo. Qualcosa nasce, inizia, ma darà dispiacere. Quello che sta per nascere viene ostacolato, avversato, impedito. Sofferenze e dispiaceri, l'amore non è limpido, non è sereno. I single incontrano difficoltà di tutti i tipi e resteranno delusi dall'ambiente in cui vivono. Amore sofferto e in sofferenza. Qualcuno che avete conosciuto da poco è diverso da quello che dice di essere, cercate di scoprirlo presto per non imbarcarvi in un'avventura che vi porterebbe probabilmente al naufragio. Capricci di apparati elettronici, cercate di maneggiarli con cura e delicatezza e cercare di capire se sono davvero da sostituire o possono essere riparati. Bene il lavoro. Molto presto riceverai una offerta interessante. Mercurio favorisce il ripristino dei rapporti con gli altri, quindi se avete qualcosa da chiarire con qualcuno potreste pensare di fare voi il primo passo e riallacciare i rapporti interrotti. Dovete fare ancora dei passi avanti in alcune situazioni che vi stanno a cuore, vivete ancora l'incertezza e dovete fare in modo di uscirne presto. Portate nel cuore le vostre ansie senza farle gravare sulla persona amata o su chi vi circonda. Ricordate che piccoli gesti d'amore valgono l'eternità. E sopportare le proprie ansie è un gesto d'amore. C'è una situazione che non riesci a digerire, se i tuoi amici ti giudicano, pazienza. Ma sii più tollerante alle opinioni altrui. Abbiate cura, dovendo far prevalere le vostre ragioni, di farlo sempre in modo educato e gentile, senza mai eccedere. Oggi l'impulsività gioca brutti scherzi. Curate di più l'intesa con il vostro partner e diffidate da alcuni consigli che oggi vi verranno dati da persone gelose e invidiose. Oggi dovrete dosare il fascino e l'obiettività se volete concludere degli affari positivi, che si protrarranno nel tempo. La vostra ispirazione porterà benefici a voi e agli altri, forse più ancora agli altri. Il denaro va a braccetto col piacere, oggi avrete voglia di togliervi un capriccio. Se è ragionevole, chi può dire che non ve lo meritate? Se siete stufi della solita routine, in questa giornata potreste inventarvi qualcosa di particolare per renderla più eccitante. Il transito del Sole nel vostro segno vi porta una voglia di ripartire da zero, di rinnovamento fisico e mentale molto produttivo, per quelle che saranno le vostre iniziative ulteriori. Mercurio, nome tutelare della Vergine, è nella buona vicina bilancia e vi fa riflessivi, specie in famiglia. Mettete per il momento da parte i troppi pensieri che vi agitano e andate avanti con il vostro tipico buon carattere. Tenete sempre a mente che le persone che vi vogliono bene non vi mancano. Nelle prossime ore dovrete organizzare bene gli impegni. Se qualcuno vi ha truffato o si è approfittato di voi, probabilmente entro la fine dell'anno dovrete ricorrere a vie legali. Guardate con ottimismo al futuro. Non c'è modo di prendere parte alla storia, se non rendendosi protagonisti attivi. Voi lo avete capito bene, infatti lavorate molto sull'affermazione della vostra identità. Quello che vi manca talvolta, è la comunione con gli altri, dare la possibilità a chi vi sta intorno di partecipare, condividere e confrontarsi. Da tutto questo potrebbe nascere qualcosa di molto più grande e soddisfacente. Se in cielo la luna è la sposa, oggi gravida nella sua fase di piena,
circondata dall'alone madreperlaceo di Nettuno, il sole nel vostro segno lo sposo, che l'aspetta per prendersi cura di lei e occuparsi di tutte quelle questioni pratiche e antipatiche che concernono la casa e la famiglia, lavoro, guadagni, spese, riparazioni, bollette. Ecco il tasto dolente, preconizzato da Urano dal trigono di Urano. Tuttavia il segno che ospita l'astro del cielo stellato, il Toro, vi infonde sicurezza, un carattere pratico, solido, poco amante delle sorprese e perciò abilissimo nel prevenirle. E lo stesso si può dire di Plutone, l'altro vertice del triangolo in Capricorno, simbolo della vetta, la roccia del successo scalata con ambizione e convinzione, sapendo di meritare il riconoscimento più alto. Amore ed Eros. Dopo una lunga astinenza amorosa il cuore diventa possessivo, cosa che dispiace al partner, stupito dalla vostra insana gelosia, magari occhieggiate un rivale che forse esiste solo nel vostro immaginario, avete invece bisogno di rassicurazioni e coccole che vi facciano sentire amati e al sicuro, ma il rapporto non ha nessuna intenzione di sgretolarsi, anzi si propone per i confetti. Più preoccupati per i figli meno affettuosi del solito, dopo il rientro da un viaggio all'estero cresciuti e autonomi vi snobbano tenendovi a distanza, quanto rimpiangete l'età in cui dipendevano da voi per tutto, li rivorreste indietro i vostri cucciolini. Cari Vergine, nelle prossime ore di questo settembre dovrete organizzare bene gli impegni. Se qualcuno vi ha truffato o si è approfittato di voi, probabilmente entro la fine dell'anno dovrete ricorrere a vie legali. Guardate con ottimismo al futuro. L'amore è più dolce e soddisfacente che mai in questo periodo. Se avete intenzione di fare un passo molto importante cui meditate da tempo, sappiate sfruttare queste giornate. Siete molto concentrati nello svolgere tutte le occupazioni che si riferiscono al quotidiano e nella dimensione lavorativa, tanto da non prestare la dovuta attenzione verso il vostro o la vostra partner. Il team Luna Nettuno, tecnicamente per voi negativo dal segno degli slanci altruistici, i Pesci, può rendervi inconsapevolmente disattenti alle richieste della persona amata. Recuperate subito mettendo in moto la vostra vivace, solerte espansività. Lavoro e denaro? Di andare al mare oggi non vi va, troppo chiasso, troppa gente. Sì invece a una pedalata tra viottoli di campagna, magari raccogliendo qualche grappolo o qualche fico dai rami fuori uscenti sulla strada, quelli che si possono cogliere perché non appartengono a nessuno. Un weekend rilassante, dunque, prima che il tran tran quotidiano, raggiunto il culmine con l'inizio delle scuole, non vi riafferri con la sua stressante ritmicità. È il momento in cui più che pensare a risolvere i problemi altrui, dovreste pensare un pochino più a voi stessi e ai vostri progetti per il futuro, a come realizzarli e a come reperire risorse. Vi sapete esporre e mettere in gioco con il vostro tipico atteggiamento diretto? E questo vi porta senz'altro un ritorno in campo lavorativo. Fate, però, attenzione a non esporvi troppo con i vostri superiori. Plutone e Urano lavorano per voi nel farvi operare i cambiamenti cui anelate in ambito professionale, specie se appartenete alla terza e seconda decade. Benessere. Un po' di gonfiore forse avete mangiato cibi troppo salati e meno male che le temperature sono scese, altrimenti l'effetto palloncino sarebbe addirittura doppio. Bere acqua è sempre indicato, anche se il solleone ha ormai smesso di bruciare. Bevetene almeno 2 o 3 litri al giorno, ma senza bollicina, bandendo le bibite gassate, sempre controindicate, lo zucchero è da evitare e salutisti come siete ne sapete più di un libro di biochimica. Vorreste prendere l'auto e andare verso un lido lontano anche per un giorno, per ritrovare energia positiva. Ma in realtà può bastare molto meno, anche una buona pizza davanti a un programma TV divertente. Per lei, serene in amore ma non abbastanza soddisfatte, il problema del giorno è la possessività. Il partner vi sta abbarbicato come un panda togliendovi l'aria, eppure dovrebbe saperlo che siete innamoratissime. Per lui, figli aggrottati a causa del vostro secco no, avete ragione naturalmente, li amate ma questo non significa che dobbiate appagare tutti i loro capricci, ci vorrebbe il tesoretto di Elon Musk. In ogni caso non sarebbe educativo.
colore delle emozioni, giallo paglierino. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 7. Finanze, 8. Benessere, 7. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.